Sembra che non ci sia niente, no? A meno che non sia di nuovo un Kurogu. Ma no, lì non è una colonna rotonda. Da quanto ho visto, tutte le cascate di melma sgorgano dalle rovine qui sopra. In altre parole, se c'è una sorgente da cui questa melma proviene, deve trovarsi lì. Quando sei pronto, tuffiamo, ci sono pronto. Bene, bene, andiamo. Tempi dell'acqua. La grande sorgente di Irule. L'acqua viene da qua. Comunque cosa fa girare questo macinino? Che spettacolo magnifico pensare che una struttura del genere fluttua nel cielo sopra il villaggio. Guarda Link. Quella è l'origine della melma, non c'è alcun dubbio. Dobbiamo fare qualcosa. Ecco. Possiamo chiudere. Hai visto anche tu, vero Link? Ah, sono già chiusi. Se ne è aperto solo uno? Se solo potessimo utilizzare quell'acqua. In altro caso dovevamo, sì, beh, sempre aprirle alla fine. Oh. Ah. Non ha funzionato. Ma l'hai visto anche tu, vero Link? Usare quel meccanismo ha avuto un qualche effetto. Ma non c'era abbastanza acqua. Ecco, è di nuovo quel suono. Mio discendente, ascoltami. Quella che vedi è la sorgente dell'acqua pura degli Zora. Usa il tuo potere con intelligenza, così attiverai le quattro valvole e potrai raccogliere l'acqua che ti serve. Segui queste mie indicazioni. Sembra tutto piatto qua. Oh! Ancora quella voce, questa volta l'ho sentita forte e chiara. Le quattro valvole, ho capito. Se le attiviamo, avremo più acqua che per i recipienti. Ce la faremo, andiamo Link, insieme. Se uniamo le forze, nulla potrà fermarci. Ah, ecco, dicevo dove sei andato. Allora, per le gelatine mi sa che meglio usiamo qualcosa di scarso, perché. E questa?
questa qua per fare. Piano terra e sotto, quindi questo qua era sotto. Tipo lì. Il potere di... Non vieni? Oh, tesoro, vieni, non vieni? Eccolo qua. Ti protegge in qualche modo? Ok. Interessante, quindi là c'è un forziere. Ovviamente non ci resta, quindi... Questo cosa fa? Passa... Proviamo un attimo. Come funziona sta roba? Aspetta un attimo, ci serve... Ci serve Sidon? Aspetta un attimo.
Ok. E quindi non entrava se non lo aprivamo qua. Vabbè. Ma forse non sono riuscito ad intravederlo lì. Un attimo. Guarda, Link. Forse controllano una valvola, ha la forma di una ruota idraulica. Sì, hai aperto una valvola. Ok. Fantastico. Ora ne restano altre tre. Va bene così? Perché praticamente era da svitare. Vabbè. Ho qualcosa là. Sì, ma è un casino. Ma no. Vabbè. Ok. Ok. Un tsunami grande, c'era. Mi hai spinto fuori. Qua c'è qualcosa di speciale. Ah. Sì. Ok. Se non ho lì sopra, sembra di sì. Ma dai, ma cosa stai facendo? Ops. Sì, da non viene. Ah, no, è roba. Ha qualche potere speciale l'acqua? No. Via. Bella. Ma scusa, cioè, ma veramente, ma che danni. Adesso qua. Wow.
Internazionale. Si è tolto tutto il cuore lì. In teoria sì. C'è una sfera. Dieci. Vabbè. Pare che anche sprecare queste qua potenti. Non buttarlo fuori. Io gli stavo andando dietro apposta perché avevo visto che stava rischiando di andare fuori. Ok, qua bisogna pulire. Vieni qua tu. Ciao. No, non è che è arrivato qua. Lo facciamo. Vabbè, dai. Andiamo qua. Penso che dobbiamo portare su questo. Devo bucare? No. Il problema è che bisogna far scendere l'acqua. Questa è una chiusa? Fare un'altra cosa. Perché se no si riempie. Ok. Dai, Sidon, vieni. Dai. Acqua. Curioso di sapere se questa cosa qua funziona contro il miasma, quest'acqua qua. Eccezionale, Link. Ora ti restano due valvole. C'era qualcosa nascosto? Ah, non credo. Cioè, alla fine loro non hanno mai fatto questa cosa. Sono io che non mi fido, ma... No, in due giochi non ho visto assolutamente mai una volta.
Ma come mai è sceso? Cioè, questi sono accesi per i fatti loro. Nel momento in cui li tocchiamo noi, diventano nostri e funzionano con la nostra batteria. Ho capito. Devo vedere una cosa un attimo. Niente. Anche quello niente. No, quello c'è qualcosa. Sopra. Niente. Allora, là c'è da pulire. E come facciamo a pulire? Pare che forse anche basta. Ok. Volevo vedere se magari bagnava le frecce tipo l'idro, ma no. A quanto pare no. L'idrofrutto, no? Però non ha senso, per l'idrofrutto è qualcosa che ci appiccichi. È venuto Sidono. Che c'è? Perché non viene? Eccolo qua. Pare che serve più una sventagliata che questa. Volevo vedere se magari riuscivamo con l'acqua a distruggere subito quelle palle di fuoco lì. Vediamo un attimo la velocità. Ha distrutto il coso dietro, ma non. Allora, vediamo un attimo. Qui ce ne sono due. Una là, una qua.
solito discorso. Dai. Ah. Ok, qua bisogna mettere un conduttore. Ma si possono prendere queste cose? E se metto l'acqua qua? Era qua un conduttore, no? Vieni, vieni, vieni. Faccio io, Link. Ok. Ah, sono piuttosto facile rispetto al solito questo qua. Meraviglioso. La prossima è l'ultima. Adesso sarà difficile questo, magari. Lì ci sono queste qua, stanno lì. C'è qualcosa là dentro? Tutto glaciale. Potrebbe servirci. Che cecchino è stato. Allora. Ha cambiato la linea. Vabbè. Basta buttarla in acqua. Dicevo, ha cambiato l'elemento base dei ciucciù, dei cosi, la gelatina. Preferivo che attaccava il ciucciù per trasformarli in quelli rossi, ma vabbè. Andata così. Allora, qua bisogna di nuovo svuotare, a quanto pare. Qualcosa lì cos'è?
prova sarebbe. C'è un'apertura a un certo punto, mi sembra. Allora, adesso riesco a vedere dentro. Sembra che sia sporco di merma. Qualunque cosa sia. Ah, un interruttore. Quelli tipo piramide lì, tipo come si chiamano? Obelisco. Devono provare 100.000 volte finché non lo becchiamo. Non credo che sia quello. Che eravamo usciti e pulire la melma. Oh. Qui c'è un forziere. Qualcos'altro? C'è un altro. Adesso però c'è il solito boss e abbiamo poca vita. Per andare là. Si riesce a salire qua. Adesso che è fermo. Giro sempre dalle parti sbagliate. Qua. Mm.
Ok. Ci siamo arrangiati in qualche modo. Bene. A parte il fatto che siamo morti. Grazie, sopra qualcosa magari.